Per la tredicesima giornata di torneo di Serie D giovedì, Anneri sfida Vera, prima contro terza della classe. Ai giallorossi sono stati consegnati in settimana ulteriori 2 punti in classifica dopo il ricorso realizzato contro il Seravezza per la formazione di Dossena e il secondo derby 7 giorni dopo quello vinto al Benelli con il Forlì. Per il Rimini la leadership del campionato a +3 su lentigione atteso dall'esame con Reggese. L'ultima volta che le due squadre si affrontarono si trattava di Serie C. Allora vinsero gli ospiti di rimonta per 2-1. Si trattava per l'esattezza della stagione 2019-2020. Con questa sfida si arriva a derby numero 54 con i precedenti favorevoli biancorossi con 20 successi contro i 13 ospiti e 13 pareggi. La gara arbitrata da Domenico Castellone di Napoli, coadiuvato da Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto e Daniele Sbardella della sezione di Belluno. Il match vede subito un episodio da moviola. Gabbianelli viene stoppato così da Prati in area di rigore. L'arbitro fa segno di proseguire. I biancorossi pressano la retroguardia ospite. Mencali va vicinissimo al bersaglio mentre poco dopo dal limite dell'area di rigore realizza un tiro che centra il legno alla sinistra di Botti. L'attaccante vorrebbe una deviazione che non c'è. Da un errore di Calì, il pallone viene recuperato da Greselin e la conclusione del centrocampista viene strozzata dalla difesa ospite con Botti che tira un sospiro di sollievo. Qualche brivido se lo reca da solo quando Gabbianelli dalla distanza prenota la risposta dell'estremo ospite che blocca la sfera in 2 tempi. Dalla bandierina alla replica del Ravenna con questo colpo di testa di Polvani che termina fuori. Sotto il diluvio è Greselin a farsi spazio in area di rigore servito in profondità, calcio in bocca a Botti. La gara si sblocca su questo traversone dalla sinistra di Tonelli. La difesa del Ravenna su un rinvio a campanile si mostra poco pronta depositandosi i piedi Mencali il pallone che l'attaccante trasforma in oro portando i Rimini meritatamente in vantaggio. Primo piano per il calciatore andato in gol ma anche per il tecnico Gaburro. Il replay ci mostra l'incertezza di Polvani con Mencali pronto a depositare la sfera in fondo al sacco. Con il fischio del direttore di gara, trattasi del signor Castellone della sezione di Napoli, le squadre vanno a riposo sull'1-0. Nella ripresa a ritmo alto ad opera del Rimini, dalla distanza ci prova Tonelli senza inquadrare lo specchio della porta. Ancora Rimini sugli scudi con 2 azioni fotocopia, Mencali buca l'appuntamento con la rete. Nel secondo caso Piscite la mette al centro per Tonelli che conclude debolmente. Il Rimini cerca il gol della sicurezza, ma l'assolo di Piscitella non porta all'esito sperato. E gira e rigira, il calcio è spietato. Il Ravenna da una punizione battuta da Lusignoli trova Calì che di testa sorprende Marietta. Leggermente avanti con questo pareggio il Ravenna raddrizza una partita che sembrava persa. L'esultanza è enorme con i propri tifosi. Il replay ci mostra ancora il gol del pareggio ad opera della formazione ospite. Nel finale il Rimini ha ancora la forza per provarla a vincere. Ferrara dalla distanza chiama l'intervento Botti. Lo stesso Ferrara manda in aria Tomassini che viene stoppato forse regolarmente da Calì, ma l'arbitro fa segno anche in questo caso di proseguire mandando su tutte le furie la panchina biancorossa. E ancora l'asse composta a Ferrara Tomassini a cercare la via del vantaggio. Tiro del numero 17, Botti respinge sul piede caldo di Tomassini che recrimina per una deviazione dell'estremo ospite. Un pareggio che accontenta sicuramente il Ravenna che invece lascia tanto rammarico a Rimini che ora conduce a +1 su lentigione che vince a domicilio sulla Correggese. Campionato riaperto, ma se Rimini gioca così è difficile che possa perdere altri punti.